imballare la luce e poi di conseguenza vuole andare avanti fuori questo lavoro qua. Cioè vi siete partiti dall'idea di imballare la luce? Sì. E anche forse di mettere la luce in posti dove di solito c'è ombra, cioè viceversa, il contrario di quello che accade in una stanza normale, cioè la luce proviene da dove di solito c'è l'ombra e la luce non entra. Questa invece è la stanza dove c'erano gli ausiliari e voi l'avete lasciata praticamente com'era. Sì, perché alla fine ha un'identità, nel senso che sa di quotidiano. Comunque. Infatti anche la traccia audio è stata aggiunta perché... Per rafforzare il discorso dell'abitudinarietà e quindi del parlare. Cioè, quindi sono più punti dove si poteva mettere la luce senza cambiare, cioè, senza cambiare di per sé la stanza o far sembrare che fosse qualcosa di diverso. E alla fine il fatto che un quarto d'ora vada, un quarto d'ora no, cioè, uno può passare prima e non vedere niente, credere che sia una stanza lasciata lì, tanto è tutta in ordine uguale a come se non ci fosse la luce, e quando passa invece con la luce, cioè, vede che c'è qualcosa di diverso, che c'è, allora forse anche qua c'è qualcosa, cioè, qualcosa un po'. Poi è vero anche che queste cose le scopri mentre fai il lavoro. Oro. Buio.